pazzesco. Stamattina è un'emozione, poi qui a Palazzo Vecchio, con tanta gente, tanti amici, tanti cittadini, e la mia città. Graziosa e piccolina, e l'ha 80 anni, ma non l'invecchia mai. Senta, Presidente, le chiedo anche. La sua radici fiorentine non le aveva mai sbandierate, ma ne andava fiero David Sassoli, che nell'autunno del 2019 aveva partecipato al convegno in onore del sindaco La Pira e in quell'occasione aveva ricevuto le chiavi della città. Lui, che da Firenze era partito per una lunga carriera giornalistica che lo aveva portato ovunque in Italia e poi quella politica che lo ha condotto a Strasburgo a capo del Parlamento Europeo. Si è spento nella notte Sassoli a 65 anni a causa di gravi complicanze al sistema immunitario dopo una lunga battaglia con un'infezione da legionella. Così, agli albori di un 2022 ancora all'insegna della lotta al Covid e con tante incertezze politiche e sociali all'orizzonte, l'Italia e l'Europa perdono un tassello importante nello scenario di pacificazione tra gli Stati membri per fronteggiare insieme la pandemia. Perché David Sassoli era soprattutto questo, un pacificatore, un mediatore, appunto, che proprio per la sua forza tranquilla e per le sue capacità diplomatiche, il 3 luglio del 2019 era stato eletto presidente del Parlamento Europeo. La storia politica di Sassoli nasce dalla sua formazione, anche se soltanto in tarda età decise di candidarsi in prima persona. Dalle colline di Calenzano e da Firenze, suo padre, giornalista della Nazione, insieme alla Pira e Don Milani, furono riferimenti culturali di un ragazzo sempre legato al mondo della società. Associazionismo cattolico nell'alveo del centro-sinistra. Ma i suoi studi e la sua carriera lo portarono a dedicarsi al giornalismo, soprattutto a Roma, dove risiedette per molto tempo. Collaborò con l'agenzia ASCA e successivamente con i quotidiani Il Tempo e Il Giorno, per poi approdare in Rai nel 92. Da qui una rapida ascesa lo portò nel 99 nella redazione del TG1, di cui divenne volto noto del TG della Sera e vice direttore nel 2007. La sua carriera politica iniziò 2 anni dopo, con l'elezione al Parlamento Europeo nelle file del Partito Democratico, rieletto poi nel 2014, dopo aver tentato nel frattempo la candidatura a sindaco di Roma, dove tuttavia fu battuto dallo sfidante alle primarie del centro-sinistra, Ignazio Marino. Ma l'Europa per Sassoli era forse il lido più giusto dove proseguire la sua carriera e portare avanti la sua visione aperta, inclusiva, democratica della società. Negli ultimi anni di lotta al Covid poi si era speso per istituire un bilancio europeo per la ricerca scientifica e la sperimentazione, perché anche gli obiettivi in questo campo per Sassoli dovevano essere condivisi. Il rimpianto per la sua scomparsa si alza oggi da ogni sede politica e istituzionale dell'Europa e del mondo, apprezzato com'era da amici e avversari politici. Un leader leale e rigoroso, come lo ha definito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un simbolo di equilibrio, umanità e generosità, le parole di Draghi. Di David Sassoli, oltre al sorriso gentile, resterà il sogno di un'Europa più grande, un'Europa delle persone, come diceva lui. Serve un'Europa che sia strumento anche fuori dallo spazio europeo per affermare valori fondamentali, difesa dell'uomo, difesa della natura, difesa dei diritti. E questo naturalmente lo può fare l'Europa, che ne ha i valori sufficienti per mettere in chiaro che la vita di ogni persona conta, vale.